Bene, amici di Metal.it, rieccoci qua, nuovo recap della settimana, le notizie più curiose, interessanti, divertenti degli ultimi 7 giorni, nonché i dischi in uscita in questo weekend e gli appuntamenti live imperdibili. Iniziamo subito dalle news, quinta posizione per gli Stone Temple Pilots. Il gruppo americano ritorna sulle scene con un nuovo cantante, Jeff Gatt. La curiosità è che proviene dalla terza stagione televisiva di X Factor, quindi anche da loro, insomma, si va a pescare nei talent. Ma noi rimaniamo un po' così. In ogni caso, c'è da dire che il buon Jeff era stato già audizionato più di un anno fa, benché il tutto fosse stato tenuto al segreto fino a questa settimana in cui è stato istituzionalizzato. In bocca al lupo ai Stone Temple Pilots. Quarta posizione, troviamo un nome notissimo, Geezer Butler, bassista degli storici Black Sabbath. Si sta prendendo il suo meritato riposo, ha annunciato la propria pensione, sta viaggiando per il mondo, sta visitando quei posti in cui ha suonato ma che non aveva avuto modo di conoscere. Ha dichiarato anche che fra un annetto potrebbe tornare, chissà se ci sarà ancora spazio per la musica nella sua vita. Chissà che voglia tentare una nuova avventura insieme a buon Tony Iommi, chi lo sa, chi vivrà, vedrà. Terza posizione, beh, diciamo all'incirca sempre di Black Sabbath si parla alla fine ogni settimana, perché questa è la volta di nuovo Sharon Osbourne. Beh, cosa ha fatto la signora Osbourne? Beh, diciamo, ha appoggiato pienamente la causa che gli organizzatori dell'Ozzfest hanno intentato contro gli organizzatori del Ozzyfest, con una Z sola, Ozzyfest. Che dire, lei ha dichiarato che, insomma, appropriarsi del lavoro altrui, delle fatiche che hanno fatto per organizzare l'Ozzfest, confondere la gente, non è giusto. E questo effettivamente può aver ragione. D'altra parte, questo Ozzfest non è proprio un festival musicale, ci sono molti comizi, è più una fiera dell'alimentare, insomma, e poi i nomi coinvolti non c'entrano assolutamente nulla, quelli dei musicisti con quelli che potrebbero partecipare all'Ozzfest. Proprio vero che, insomma, dove c'è da raffare qualcosa non toccate la signora Osbourne, perché sennò veramente tan ve castiga. Va bene, andiamo avanti così. Beh, la seconda posizione della settimana non può che essere per gli annunci scoppiettanti che sono stati dati da Live Nation e da Vertigo, perché sono state ufficializzate le date del Firenze Rocks e degli Iron Maiden, che uno coinvolge l'altro, perché sappiamo che a Firenze Rock, organizzato appunto da Live Nation, suoneranno il 14 giugno i Foo Fighters, il 15 giugno i Guns N' Roses, e questo lo sapevamo, il 16 giugno ci sono gli Iron Maiden, e il 17 giugno, beh, quindi l'anticipazione che avevamo dato, il rumor che diceva che Ozzy Osbourne avrebbe suonato a Roma, ha completamente fallito, perché suonerà a Firenze il 17 giugno appunto, con di supporto gli Avenged Sevenfold e ancora prima Judas Priest. Qualche polemica in settimana, come i Priest stavano con gli Avenged Sevenfold. Piange il cuore anche a me, ma quando una band vende 20 volte, anche di più forse, rispetto a Judas Priest, come si fa a non mettere una scaletta? Questi fanno i soldi, che sono imprese e non sono certo lì a pensare a noi altri. Queste sono le date organizzate da Live Nation, ma non finiscono qui, perché gli Iron Maiden suoneranno anche ingaggiati da Vertigo e il mese dopo, quindi a luglio, suoneranno il 9 a Milano e il 17 a Trieste. Quindi i biglietti, se non sbaglio, qualcosa è già finito, quindi stanno andando a ruba, segno che comunque nonostante siano, insomma, verso l'età della pensione, questi nomi tirano sempre tantissimo, molto più dei nuovi, e forse questo non è proprio giustissimo. Prima posizione, ragazzi, la news della settimana non può che essere questa, ovvero che Roberto Tiranti, cantante leader dei Labyrinth, si è tagliato i capelli. Ragazzi, si è tagliato i capelli Tiranti, cioè stiamo scherzando, veramente tante persone sono trasecolate di fronte a questa notizia, e quando hanno visto le foto sono svenute, insomma c'è stato veramente un sollevamento popolare. Cosa dire, Roberto, hai fatto bene, ti capiamo, il tempo passa anche per me, anzi tra poco anch'io farò un post su Facebook dove vi farò vedere la mia bella boccia lavata, quindi aspetta che arrivo. Queste erano le 5 news della settimana, e tanto per non parlare di Lars Ulrich, che Ulrich parlerà 500 volte a settimana, ci sarebbe sempre da dire qualcosa su di lui, perché batterista di Metallica, come detto, se io ci avessi 10 lire in tasca le darei a lui, perché come batterista no, ma come imprenditore è un fenomeno veramente. Quindi per non parlare di lui, e volutamente per non parlare di quella cosa dell'ologramma di Dio che mi fa una tristezza, Ronnie James Dio, che mi fa una tristezza clamorosa, quella è news che non sto nemmeno a menzionare.
andiamo a vedere i dischi della settimana. Che cosa esce in settimana? Un sacco di bella robina. Abbiamo le cose più estreme, tipo la ristampa di The Wreck degli Asphyx per Century Media. Sempre per parlare di Black Sabbath, esce The End, un live registrato il 4 febbraio di quest'anno a Birmingham, esce in DVD e CD per Eagle Rock. Poi abbiamo tre belle uscite della Napalm, abbiamo gli Stalker con Shadow of the Sword, abbiamo i Cavalera con Spirit dei fratelli Cavalera, quindi con Psychosis, e i Conan con Many Smite, i primi demo, tutti questi per Napalm. Abbiamo per l'italiana Scarlett i Game Over, i Thrasher Game Over con Claiming Supremacy, e come avevamo annunciato in una news durante questa settimana, appunto, facendo sentire il singolo, abbiamo Post Self, il nuovo album dei Godflesh. I Lady Beast, i Juice Breed, escono per Cruz del Sur. Vi ricordate i Noritarni, i francesi Noritarni di Contamination Rises, Trash Death all'ennesima potenza? Esce The Curse Within per la danese Mighty Music. Abbiamo poi, l'abbiamo visto nell'unboxing, no? Vi ricordate Taria, From Spirits and Ghosts, per la Ear Music. E questa non è una, diciamo, molto importante come gruppo, ma vale, vi giuro che vale, gli Aosot, i francesi Aosot con Five, The Inside Scriptures, escono per Agonia Records, un ottimo disco di black metal. Ovviamente l'uscita corona, l'uscita proprio corona, l'uscita regina della settimana, sono gli Iron Maiden con The Book of Souls, Live Chapter, escono per EMI ovviamente, quindi già tutti voi l'avrete ascoltato sicuramente, o giù di lì. Quali sono i live da non perderci la settimana? Allora, stasera a Rozzano ci sono i Cobra and the Lotus, mentre domani, vabbè, l'avrete capito, ci sono gli Halloween con Pumpkins United, sempre a Milano, al Mediolanum Forum, per me, insomma, il vecchio forum di Assago. Domenica 19 abbiamo i Backyard Babies a Legnano e la Vigna Pies Band a Bologna. Il 21 abbiamo i Quicksand a Milano, mentre il 22 abbiamo Marilyn Manson a Torino, Yulver a Milano, e per gli affezionati della vecchia scena heavy metal italiana abbiamo i Tyr più i Rod Sacred in quel di Brescia. Gli Ulver li ritroviamo a Roma il 23, così come poi i Tyr e i Rod Sacred faranno altre date, ma questo lo vedremo nella prossima puntata del recap, perché andiamo a scavallare di una settimana e quindi ci ritroviamo fra 7 giorni qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, campanellina per le notifiche. Cosa ho detto? Tutto? Beh, andate su Facebook, metteteci un mi piace, perché qui le novità sono sempre di più e voi ci aiutate ad esportare la gloria nel mondo. Un saluto a tutti, che la gloria sia sempre con voi, ragazzi. Ciao!